Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Adesso ve l'ho annunciato, faremo un viaggio nella medicina naturale per capire se quei rimedi che all'apparenza sembrano semplici come le erbe, in effetti sono o meno semplici, sono o meno utili per il nostro benessere e soprattutto se le risposte sono sì, se sono veramente utili, come si possono utilizzare. Lo scopriremo insieme a Michela Accioni, naturopata del Centro Bellezza, Filosofia e Scienza di Milano. Buonasera e bentornata a trovarci. Buonasera, grazie a voi. Ci siamo conosciute già prima delle vacanze natalizie, abbiamo iniziato a fare un po' un viaggio veramente nella medicina naturale. Allora cerchiamo bene di capire se la medicina naturale può esserci veramente d'aiuto quando cerchiamo di stare meglio. Tante volte ci siamo appesantiti, siamo particolarmente stanchi, ci sentiamo magari anche intossicati perché il semplice vivere nelle nostre città così inquinate, così faticose per la vita quotidiana è duro. Per cui c'è qualcosa che possa aiutarci a liberarci di quello che non va, delle tossine in più, per esempio si sente dire che sono quelle che fanno male. C'è qualcosa che ci sicuramente aiuta? Allora il naturopata si occupa del riequilibrio energetico della persona. Principe in tutto questo è il discorso dell'alimentazione, per cui ricorderei a questo punto la differenza tra alimentarsi e nutrirsi. Laddove alimentarsi significa introdurre al seguito di una sensazione di fame ciò che più ci piace, molto semplicemente, che tante volte non è affatto quello che meglio ci serve. Mentre nutrirsi significa introdurre nella giusta quantità e nelle giuste proporzioni carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali, eccetera. A questo punto veramente l'alimento diventerà il nostro medicamento. Sarà, si dice questo, infatti, che lo diceva già Ippocrate nel 400 a.C. Ecco, per cui mangiare bene è il primo modo per curarsi. È il primo passo. Ecco, il primo passo e vorrei ricordarlo perché noi stiamo facendo un percorso insieme ai telespettatori nella medicina naturale, nel quanto sia importante capire il nostro corpo e dare le cose giuste prima di tutto, prima di arrivare a curarsi, perché l'importante è mantenersi in salute. Ma cerchiamo appunto un rapidissimo accenno alla vera nutrizione giusta, quindi a questo punto di cosa deve essere fatta, sì o no ai grassi, sì o no alla frutta, alla verdura, insomma qualche flash. In buona sostanza parliamo della piramide alimentare, ripetiamo che questa piramide si basa su frutta e verdura e ortaggi. Dobbiamo consumarne in media 5 porzioni al giorno e io direi 3 di verdura e 2 di frutta, possibilmente variandole. Salendo lungo la piramide dobbiamo diminuire comunque le quantità e passiamo dagli ortaggi alle le proteine. Abbiamo il primo passaggio, sono i carboidrati, quindi sono pane, pasta, orzo, altri carboidrati, da questi che io consiglierei di mangiare comunque integrale. Si passa poi alle proteine, quindi a pesce, carne, uova, abbiamo un ulteriore passaggio a latte, latticini, yogurt, sempre in misura minore passiamo ad integrare gli oli, quindi i nostri condimenti, ricordiamo principe l'olio extravergine d'oliva e infine gli zuccheri. Dico proprio infine perché sono tantissimi i danni che derivano dall'introdurre zuccheri, quindi andrebbero ingeriti veramente raramente, in bassa quantità. Una tantum, su quei contentini che a volte possono fare bene anche a livello psicologico, ma al nostro fisico non molto, per cui ricordiamoci veramente frutta, verdura sono la base della nostra alimentazione, seguite dalle proteine, carboidrati, allora l'abbiamo detto. A questo punto però cerchiamo di pensare ad una dieta corretta, però per perdere peso. Allora qui non parliamo di alimenti, non diamo noi certo una dieta che deve essere assolutamente soggettiva, ma cerchiamo di capire il ruolo delle erbe, le ho citate prima, le erbe possono essere utili, ricordiamoci che possono essere un vero e proprio medicamento, per cui non devono essere ritenute un qualche cosa di semplice da prendere in modo così, passatempo, in modo blando, assolutamente va fatta attenzione, ci possono veramente aiutare a perdere peso?
Sì, anche ricordiamoci che la natura ci fornisce questa grandissima risorsa da secoli e che quindi l'uomo ha imparato a riconoscere e a differenziarle molto bene. Si usano per depurare e disintossicare, perché questo è il primo gradino nell'affrontare una dieta. Diciamo che in realtà è il secondo, perché il primo sarebbe arrivare ad avere una vera e propria motivazione. Il primo gradino è proprio psicologico, di presa di coscienza di sé e della cura del proprio corpo. Quindi passiamo alla depurazione e alla detossificazione. Gli igienisti americani della metà del secolo scorso sono partiti proprio da questo per creare le basi della naturopatia. Quindi anche questo è importantissimo. Noi lo facciamo da tantissimi anni mediante dei preparati, questi sono di base le tinture madre e i macerati glicerici. Allora, il solvente di queste erbe è però l'alcol. L'alcol si tramuta in zucchero. Quindi va benissimo per una persona che voglia seguire un regime alimentare corretto, ma per una persona che segue un regime dimagrante è meglio passare ad altre formulazioni. Ecco, quindi diciamo, riassumendo un po' il concetto che ci ha espresso lei, allora le erbe sì, possono fare bene, possono aiutare soprattutto in un percorso di depurazione e disintossicazione, ma attenzione assolutamente, ancor prima delle erbe che prendete, come sono composte queste erbe, come sono composte? Cosa c'è insieme a loro, per cui se c'è dell'alcol o gli altri composti che vanno a finire in zucchero per il nostro corpo, ecco, quello è certamente qualcosa che ci farà bene per qualche problematica, ma che non ci aiuterà a dimagrire, perché per dimagrire lo zucchero va a turbare questo genere di equilibrio, mentre esistono dei mix di erbe micronizzate dove l'erba viene praticamente ridotto in particelle così infinitesimali che basta semplicemente introdurle in un bicchiere d'acqua che queste si disciolgono. Quindi non c'è nessun altro additivo in aggiunta? No, esatto, nessun altro additivo. E quindi noi sappiamo principalmente che cosa stiamo consumando. Certo, sono beveroni che possiamo bere, le nostre possiamo portarcele, che possiamo poi bere e portarci in giro, insomma, la trasformiamo. Esattamente, si trovano confezionate in bustine, la bustina sta comodamente in borsetta e quindi la comodità ci aiuterà a prenderle, no? A prendere queste erbe. Allora, lei ha parlato di mix però, di erbe. Allora, abbiamo detto bene, erbe micronizzate sono quelle che ci possono aiutare nella nostra dieta perché non contengono aggiunte di zuccherine che possono non farci bene certo per perdere peso, ma non quindi un'erba sola, un mix più erbe. Perché e soprattutto ci sono dei mix base e poi si fa una formulazione soggettiva? Allora, sicuramente nel momento in cui noi dobbiamo mettere in regime alimentare una persona dobbiamo considerare le particolarità di questa persona e anche se sta assumendo particolari principi per delle problematiche sue, perché le erbe hanno comunque delle interazioni l'una con l'altra. E poi capire bene qual è lo scopo della dieta, del percorso di dieta di questa persona e quindi più formulazioni differenti. A seconda se noi vogliamo dare tonicità a questa persona, quindi permettergli di essere comunque pienamente nel pieno delle sue forze. Che erbe possiamo usare in questo caso? Il guaranà, il ginseng saranno a questo punto contenute, piuttosto se vogliamo dare un forte effetto drenante perché la persona trattiene molto i liquidi e allora principe in questo è la betulla, la centella. Se vogliamo per esempio accelerare il metabolismo, che è quello che molti vogliono fare, certamente iniziano, accelerare il metabolismo, principe in questo è il Fucus. Il Fucus contiene in effetti un'alta quantità di iodio naturale che va a stimolare la tiroide, di conseguenza si bruciano maggiormente e i grassi. Visto che abbiamo parlato di depurazione, abbiamo pochissimi secondi, giusto citare quelle erbe fondamentali che possono depurare, perché poi voglio togliermi una curiosità prima di salutarla. Per depurare
la bardana, il carciofo, la cimifuga, ma la cosa più importante comunque riguardo a questi mix di erbe è che in tutte queste formulazioni sono presenti delle erbe adattogene. Ecco, è proprio questo che volevo chiedere, perché questo se ne è sentito molto parlare. Allora, sì. Adattogeno che cosa significa? 30 sì. secondi finali. Allora, bisognerebbe partire dal concetto di omeostasi del corpo, ossia della capacità del nostro corpo di rimanere in equilibrio nonostante gli stress interni ed esterni che subiamo. Mm-hmm. Stress esterno, ad esempio, la malattia. Certo. Okay? Allora, il nostro corpo reagisce dando energia per resistere. Nel momento in cui si va in deficit, perché lo stress è molto forte, la pianta adattogena ci viene in soccorso, va a riequilibrare questa omeostasi, impedisce che l'omeostasi si rompa, quindi diciamo la capacità di stimolare le difese immunitarie. Benissimo, quindi cerca di riportare il nostro corpo a una funzionalità ottimale. Benissimo, no, grazie, abbiamo imparato veramente molto. Le erbe adattogene sono quelle che ci permettono di avere, insomma, un meccanismo del nostro corpo che va bene, che funziona. Queste sono la nostra base e poi a seconda di quello che abbiamo bisogno ci sono mix di erbe particolari. Mai parlare di un'erba sola e sempre ricordarsi che le erbe sono comunque un modo per curarci. Allora grazie infinite per averci fatto ancora una volta esplorare questo mondo veramente interessante della medicina naturale. Ci vedremo per continuare a approfondire questi temi. Adesso, prima di salutarvi, voglio assolutamente fare un saluto, voglio salutare Giorgio da Caselle, e con lui saluto tutti i telespettatori che mi scrivono spesso, e vi ridò la mail per contattarmi. Potete scrivere a programmi@settegold.it oppure trovate direttamente me su tutti i social network, così non mi direte più che non sapete, insomma, come mandarmi le vostre richieste, tante idee per le puntate che prendo direttamente da voi. Adesso il nostro appuntamento per oggi è finito qui, noi ci rivediamo lunedì, per cui vi auguro buon fine settimana. Adesso passo la linea al format tutto dedicato all'economia. Buona serata e buon weekend. Thank you.